Massimo Ghini, matrimoni e altre follie. La notizia è che Massimo Ghini si risposa con Enzi Brilli. Io volevo avvertire il paese, che stava aspettando da giorni questa dichiarazione ufficiale. Io sposo Enzi Brilli. Il bello è che Enzi Brilli non lo sa e se ne accorgerà. Infatti gli ho lasciato un messaggio ieri sera, abbiamo molto riso perché ci siamo messaggiati. Oh, ti ricordo che domani mattina ci sposiamo. Infatti ha detto mi preparo, lei ha detto mi lavo, faccio qualcosa. E ci ha fatto molto ridere, devo dire, a noi questo repêchage di una storia che non è stata però così, ve lo dico subito, perché noi raccontavo che quando ci siamo sposati a Riano e l'idea era di sposarci fuori Roma proprio perché volevamo fare una cosa più tranquilla, che non ci fosse cosa. Io sono arrivato con 45 minuti di ritardo. Anche se lei, gli ho detto quando gliel'ho raccontato la motivazione per cui ero arrivato in ritardo, sembravo, come ve la ricordate, la scena dei Blues Brothers quando lui si butta per terra che dice l'invasione dei cavalletti, la terza guerra mondiale, cioè che trova una scusa per questo ritardo. Molto plausibile. E invece, no, la scusa no, era vera, lo giuro sui miei figli, perché io arrivavo da Roma e quel giorno c'era l'arrivo a Roma, che andava dal Quirinale, del primo presidente argentino, che si chiamava Alfonsine. Controllate sui vostri internet. Andiamo a verificare. E quel giorno io venivo da dove abitavo, beccando il Lungotevere, e c'era servizi, insomma, praticamente, ma perché dovevo fare quella strada. Lei non mi ha creduto, ma io ve lo ribadisco che oggi potrei, no? Passati tanti anni. Invece fui bloccato. Potrebbe essere l'idea per un film, no? Che questo parte, il presidente argentino, mannaggia la pampa e chi ti ha mandato, no? Potrebbe. Senti, raccontaci invece questo Ivan, com'è questo tuo personaggio? Guarda, l'ho detto pure prima, insomma, mi piace questo coglioncione adorabile. Mi piace proprio per quello, no? Io faccio spesso questi personaggi un po'. Capitan Fracassa, perché lui è uno sportivo, è un maestro di tennis, ma in realtà è stato un grande un campione, uno che ha giocato nella nazionale e che è rimasto purtroppo famoso perché ha sbagliato questa palla pazzesca, un millimetro, ma ha cambiato la vita, perché sbagliato tipo la palla definitiva alla Coppa Davis. E questa cosa glielo dirà anche Adriano Panatta quando lo va a trovare, dirà sempre Ivan tipo sino qua la palla. Dica Andrea, metteteci pure te. Ecco, insomma, c'ha un passato da sportivo, una vita girando tornei in tutto il mondo, quindi uno oggi si direbbe un single, una sorta di zitellone sportivo che ha passato tutta la vita a correre dietro alla racchetta e avere, ma non abbiamo fatto neanche una sorta di Don Giovanni dei circoli. No, invece uno un po' un coglioncione da questo punto di vista, bello, cioè uno tutto sempre col senso della sportività. Lui ogni volta che parla con lei o cerca di risolvere un problema con le ragazze o una qualunque cosa, il raffronto lo fa sempre con cose sportive, no? No, perché una roba del genere è come, cioè, come quando tu stai in una finale, capito? È perché la vita è un rovescio, e non è, scusa, cioè, è tutto legato a un mondo che ha vissuto tutta la vita giocando a tennis. L'incontro in età matura con questa donna molto pazza ma molto affascinante lo trascina nel gioco di dire vabbè, stavolta entro anch'io dentro quattro mura. E solo che si trova quelle tre lenze arrabbiatissime, che sono le figlie di lei, che chiaramente all'inizio lo guardano pure un po' male questo qua. E lui che è prostrato come un tappeto davanti a questo, cerca di fare di tutto. Insomma, c'è un gioco della commedia che non voglio svelare, ma insomma che fa poi e costruisce la commedia stessa.